sono Bari, sono sposato a Confederica nel 2016, abbiamo aperto il nostro negozio, vendiamo anche altri negozi e produciamo tutto nel nostro laboratorio in India. Io e Bali ci siamo conosciuti a Parigi, dove lui lavorava in un'azienda anche di abbigliamento e mia madre comprava le cose, prodotti lì. Inizialmente era proprio, cercavamo dei fornitori in India che ci piacevano e facevamo fare dei prodotti esclusivi nostri. Poi abbiamo aperto il nostro laboratorio in India dove abbiamo sartoria e la stamperia. Se non ci sono lavoratori in India, noi non possiamo andare avanti e loro sono pagati regolarmente, loro sono contenti con noi. Ogni volta noi andiamo in India e loro sono contenti di vederti, ogni volta chiedono quando venite. Rispettiamo l'ambiente principalmente perché cerchiamo di riciclare tutti i tessuti che abbiamo, facendo dei patchwork oppure facendo anche i sacchetti per la vendita che poi diamo ai clienti. Abbiamo comprato un campo, abbiamo costruito il nostro laboratorio. Adesso questo piccolo villaggio comunque aiutiamo tanto a loro e non c'è neanche acqua. Prima cosa abbiamo fatto, abbiamo aperto il nostro laboratorio, abbiamo messo là una pompa per tutti. Tutto il villaggio può venire, prende l'acqua. A parte questo, noi a volte daremo anche lavoro a fuori quel villaggio che è vicino a casa nostra. E a volte ci sono le donne che vengono a prendere le cose perché loro soprattutto lavorano della casa. Prima di fare la produzione facciamo una cosa, aggruppiamo tutti, decidiamo il prezzo, qual è va bene per loro. Loro che decidono il prezzo, noi diciamo sì va bene, ok. Io faccio i disegni da qua e poi li spediamo in India dove c'è lo scultore dei blocchi che li fa e poi li stampano. Sono pagati benissimo come stampatori, riescono a fare la loro vita benissima e anche quello di cuciono sono perfetti, guadagnano abbastanza bene per vivere bene e io lo pago subito a mio fratello perché lui che mi fa la fattura e io lo pago subito e noi non abbiamo questi tipi di problemi perché in India c'è adesso a Jaipur si chiedete Civic Textile non ci sono problemi perché appena sentono quello nome dicono che lo sanno tutti che sono stati pagati bene, non ci sono mai stati problemi, anche se una persona ha lavorato per 2 ore abbiamo sempre pagato.